Buongiorno e bentrovati, un nuovo appuntamento con Intervista a Domicilio. Oggi siamo però negli studi di Telecivitavecchia, siamo collegati a distanza e il tema del momento è quello dello sciopero indetto dalle associazioni sindacali e che riguarda i dipendenti dell'autorità portuale. Un evento storico che appunto affrontiamo in prima battuta con la segretaria confederale di UGL Fabiana Attig. Buongiorno Attig. Buongiorno, buongiorno a tutti. Attig, l'abbiamo detto, insomma, questo sciopero, peraltro di 3 giorni, dei dipendenti dell'autorità portuale, la domanda, la prima, è d'obbligo. È un evento storico, così pare, non sia mai avvenuto? Ma da che io abbia memoria non credo che sia mai avvenuto, però come si dice, c'è sempre una prima volta. È chiaro che è uno sciopero che non è certamente fatto un po' così all'acqua di rose, nel senso che è stato ponderato, sono mesi e mesi di trattative. Riteniamo che ormai la misura è colma, soprattutto per il riscatto e la dignità di questi lavoratori che per troppo tempo sui giornali sono stati un po' bistrattati e fatevelo dire da una che insomma sul pezzo ci sta anche in malo modo per la maggioranza dei lavoratori. FILT CGL, FILT CISL, UIL Trasporti e UGL Mare Porti hanno inviato questo primo comunicato stampa che ha fatto decisamente rumore, in cui si parla anche della reiterata non corretta gestione delle relazioni sindacali e del ripetuto comportamento da parte dei vertici delle autorità di assumere decisioni unilaterali, insomma frasi importanti nei confronti del presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. Beh, guarda, noi abbiamo ritenuto opportuno fare quel cappello per le indizioni di sciopero, anche perché se avete visto gli indirizzari, cioè noi abbiamo mandato al prefetto di Latina e Gaeta, che voglio dire è la sede distaccata, abbiamo mandato al prefetto di Roma, l'abbiamo mandato a tutti gli organismi, perché i dipendenti per i quali noi ci stiamo battendo sono quelli di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, e quindi ci sembrava opportuno fare il cappello del perché si arrivi a tanto. È chiaro che quello che abbiamo scritto non è altro che la verità. Noi sono da quando c'è Musolino che stiamo ragionando sull'accordo di secondo livello e pur riconoscendo, diciamo, il periodo buio che l'autorità portuale di Civitavecchia ha subito anche per effetti del Covid, per il bilancio, insomma, che tutti quanti sappiamo in difficoltà, diciamo così. È in difficoltà e dove i lavoratori, e questa cosa va sottolineata, hanno messo mani al portafoglio, quindi per i primi sono stati, è vero che se li sono ripresi nel tempo in maniera razziale, però sono stati i primi che hanno detto per carità l'ente va salvaguardato e sono andati in mutuo soccorso all'autorità portuale. Quindi una trattativa che va avanti da 2 anni, abbiamo siglato a dicembre, il 16 dicembre, finalmente l'accordo di secondo livello basato sulle linee guida, sulla delibera che l'ente, quindi sempre l'autorità portuale, in maniera proprio senza discuterla con le organizzazioni sindacali, ha portato all'approvazione del comitato di gestione e quindi noi ci siamo adeguati a tutto quello che erano le linee di indirizzo. In più l'abbiamo fatto in funzione a quanto recita la legge 84-94 sui porti e lo abbiamo fatto in base al contratto nazionale. Quindi non è che siamo andati oltre. Abbiamo sottoscritto questo accordo, l'accordo a gennaio del 2023 entra in vigore, a fine febbraio ci arriva la nota che forse lo dovevamo sospendere, che quei soldi, perché va ricordato che nella trattativa, nella parte della retribuzione fissa dei lavoratori, si volevano togliere quelle cifre, quelle somme cristallizzate negli anni, quindi parliamo di accordi sindacali, non gli assegni ad de personam per decreto del presidente, ma accordi sindacali che prevedevano delle indennità, ma parliamo indennità di video terminalista, perché la storia ci dice che l'associazione prima era il consorzio dei porti, poi è diventata autorità portuale, poi si è trasformata in ADSP. Determinate figure all'epoca non c'erano, per cui c'erano delle paghe basi molto basse. Quindi per diciamo conglobare in base al contratto nazionale una busta paga decente, alcune indennità sono state indennizzate, ecco, con delle cifre, ma parliamo di 400, 500, 600 euro per un totale di 1.200 euro.
che sono state pagate da 10 anni a questa parte, ma anche molto di più di 10 anni a questa parte. Quindi lo stesso ministero, la Scarchilli, riconosce nella nota che ha mandato, perché qui nasce tutta una diatriba, il presidente dell'autorità portuale che convoca, fa l'assemblea e parla con i lavoratori durante la fase della trattativa con le organizzazioni sindacali, dicendo che avrebbe condiviso anche con le organizzazioni sindacali, invece non ha condiviso niente, ha scritto, forse su suggerimento di qualcuno che a mio avviso l'ha mal consigliato, ha scritto e ha mandato alla Scarchilli una nota, la quale Scarchilli ci risponde, quindi risponde all'autorità portuale, e noi lo veniamo a sapere perché poi alla fine questa lettera c'è stata fatta ricapitare anche a noi, dove sostanzialmente ammette la Scarchilli che l'articolo 11, che è proprio quello delle indennità, non poteva essere toccato, quindi non era oggetto rivisitazione o comunque di suggerimenti da parte del MIT di modifica, perché erano ormai degli emolumenti cristallizzati. E storicamente perché, cristallizzati. Ma non solo, ma perché la stessa legge 84-94 dei porti, ma lo stesso Assoporti all'articolo 23 ti dicono, guardate, che per quanto riguarda gli ex dipendenti AP, quindi autorità portuale, gli stessi transitando in ADSP, cioè nella nuova struttura dell'ente, si trascinano dietro tutto ciò che avevano concordato con le organizzazioni sindacali. Quindi viene con sé che noi non abbiamo fatto niente, abbiamo semplicemente difeso un diritto sacrosanto dei lavoratori a norma di contratto nazionale. Evidentemente questa cosa non è andata giù, perché bisognava lancia in resta tagliare le teste. Io non so che cosa Musolino in questo frangente si sia messo in testa. Di fatto, voglio dire, io credo che Musolino sia l'unico presidente della storia, credo, della storia della nostra città. Io inizio da Nerli e arrivo ad oggi, probabilmente prima c'era Meloro, ma non so come erano i rapporti di prima, però nella storia della nostra città è il primo presidente che è riuscito ad inimicarsi tutti i lavoratori, dall'usciere fino al dirigente. Ora, è chiaro che noi come organizzazioni sindacali abbiamo trattato, abbiamo cercato il dialogo, ma noi ci siamo trovati veramente sbigottiti, perché la stessa nota che manda a tutti quanti i lavoratori lo stesso presidente dice tra poco ci torniamo. Attic, volevo chiudere questa prima parte dicendo che poi c'è l'altro aspetto che va fatto arrabbiare, quello della violazione della privacy che sarebbe avvenuta appunto con una cosa vergognosa sul sito istituzionale dell'autorità portuale. Guarda, Antonio, quella è una cosa vergognosa e te lo dico da dipendente pubblico. Allora, nel piano del fabbisogno, che è un atto interno, generalmente non si lega insomma la scheda di valutazione, no, quella è un qualcosa che attiene all'ente che si tiene lì, però al mese non concesso che dentro l'autorità fanno un po' come gli pare. Il piano del fabbisogno, che è vero che noi non dobbiamo entrare nel merito, ci mancherebbe altro, ma va discusso o quantomeno condiviso con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda la macrostruttura, non la microstruttura, quindi il particolare, ma nella macrostruttura i vari assetti di che cosa deve diventare l'autorità portuale, perché poi lì nell'accordo di secondo livello devi andare a vedere, no, i livelli, le funzioni, i carichi di lavoro, cioè c'è tutto un ragionamento che va fatto. Noi non l'abbiamo minimamente discusso, noi ci è stato fatto vedere addirittura dopo l'accordo di secondo livello, perché una premessa, noi abbiamo detto presidente, perché lui non si è mai presentato, è sempre venuto risso, e noi reiteratamente abbiamo chiesto la presenza del presidente, che non ha mai partecipato. Abbiamo detto, guardate, che per fare un piano di un nuovo accordo di secondo livello, per capire quello che vuole fare l'ente, serve la delibera, l'atto del fabbisogno, per capire quante unità dove vengono dislocate, in maniera che uno si regola. Questa cosa non è stata mai fatta. Adesso veniamo a sapere, dopo che ci hanno fatto vedere una leggendina, no, di una macrostruttura, qui c'è il presidente, qui ci stanno i dirigenti, qui c'è quello abbiamo visto, eravamo rimasti d'accordo che avremmo rifatto un altro passaggio per sviscerare meglio le cose. Questa roba non è avvenuta,
Ci siamo trovati che il presidente di punto in bianco, di corsa, lo ha portato all'approvazione del comitato di gestione e esattamente qualche ora dopo pubblicato online. Dell'esito istituzionale dell'autorità portuale. Se uno scorre quella roba lì, al netto che ti trovi la gente, questo ha fatto 3 esami, 10 esami all'università, questo non ha fatto, questo, che è, fa parte del curriculum della persona, e già quella è una violazione della privacy, e non credo che loro abbiano chiesto l'autorizzazione ai dipendenti. Ma scorrendo addirittura sotto, ci sono le valutazioni delle performance di ogni singolo lavoratore. Ora, voi sapete che la performance è soggetto al giudizio, purtroppo insindacabile per alcuni aspetti, del dirigente di turno. Quindi si possono trovare anche dei giudizi negativi nei confronti di alcuni lavoratori che magari sono bravissimi, ma che hanno un conflitto con quel dirigente, quindi si trova un giudizio negativo e pubblicarlo in rete dove tutti quanti lo possono leggere. Io credo che questa sia una violazione, anzi credo, è una violazione. Secondo voi non è corretto? Attig, l'ho interrotta. Non è corretto, non è che non è corretto, è una violazione della privacy, e non escludiamo come organizzazioni sindacali, e credo che qualche lavoratore già ci sta pensando, di rivolgersi addirittura al garante della privacy, se non che anche al MIT e tutti gli organismi deputati al controllo di come viene gestito l'ente dell'autorità portuale. Attig, l'ho interrotta prima, stava già andando oltre con il secondo comunicato che le associazioni sindacali hanno mandato anche in questa volta in forma unitaria, e che riguarda una mail che il presidente dell'autorità portuale, che in questo momento peraltro è anche fuori dalla sede perché è al C-Trade a Miami per presentare appunto i risultati dell'autorità portuale, per parlare di crocerismo, avrebbe mandato ai dipendenti per appunto chiarire alcuni aspetti che erano stati portati alla luce proprio in occasione dell'annunciato sciopero da parte delle sigle sindacali. E anche in questo caso non vi trovate d'accordo con quello che il presidente Musolino ha scritto? Ma non ci troviamo d'accordo nella maniera più assoluta, perché è una rivisitazione di parte della realtà dei fatti. In primo luogo, il presidente, secondo me, è un po' confuso dal fuso orario, perché probabilmente è anche questo. Il jet lag, forse, inciso. Sì, probabilmente, perché innanzitutto lui dichiara, quindi lo dichiara ieri con questa email in Every One, anziché scrivere alle organizzazioni sindacali, lui manda un'email a tutti i dipendenti, diciamo un po' bruttina, come per dire: io sto qua per lavorare e voi mi fate le scarpe, una cosa, cioè, che è una cosa veramente vile. Tra l'altro è uscita sui giornali, perché quella era dei dipendenti. Nessun dipendente, vi posso garantire, ha come dire, ha mandato quella roba ai giornali, ha divulgato quella roba, perché basta vedere gli orari, non tutti i dipendenti hanno avuto modo di leggerla immediatamente, che era già pubblicata sulla stampa, e già questa è una cosa che non va bene. Voi che l'avete letta, che diceva questa mail, Attig? Sostanzialmente diceva che lui non deve discutere il piano, ci mancherebbe, su alcuni aspetti c'è ragione, del fabbisogno con noi, certo, non devi discutere nel merito del piano del fabbisogno, quantomeno però illustrare il piano del fabbisogno e condividerlo con le organizzazioni sindacali per vedere se è in linea con la delibera che tu hai portato mesi addietro al comitato di gestione, con l'accordo di secondo livello. Secondo me era un atto doveroso avere le corrette e giuste relazioni industriali, però lui ha inteso dire in questo modo, non sappiamo per quale suggerimento. Dopodiché parla di un che ci aveva mandato una convocazione per il 6. Io vi apro adesso la mail, questa dichiarazione. Per il 6 di aprile, cosa peraltro non vera, perché noi non siamo stupidi, né siamo i ragazzini che hanno voglia di piantare scioperi. Noi siamo stanchi di essere trattati come delle pezze da piedi, noi siamo delle organizzazioni sindacali, in quanto tale debbono essere rispettate. Allora, tutti gli incontri lui li ha rinviati all'ultimo momento, il giorno prima per il giorno dopo,
e non ha più riconvocati. Abbiamo mandato delle mail chiedendo la presenza del presidente, perché questo ping e pong tra il segretario generale e il presidente deve finire, perché parli con il presidente quelle poche volte che ci siamo riusciti nelle sue convocazioni delle assemblee, non agli incontri sindacali. Sembrava come se ci fosse uno scollamento tra il segretario generale e il presidente, e di fatto mi pare che non è proprio così, ma sembra un po' i ladri di Pisa, no? Come funziona, uno fa il cattivo e l'altro fa il buono, ma stanno tutti sulla stessa cricca, a mio avviso. Dopodiché, e quindi io quando parlo, parlo delle istituzioni dell'autorità portuale, quindi ci metto dentro tutti quanti, perché nessuno è escluso. Dopodiché ci dici che ci hai convocato il 6, benissimo, mi fai vedere dove sta la convocazione? La convocazione, miei cari signori, non ci sta. Tanto è vero che è arrivata oggi alle 13 la convocazione per il 6, e il giornalista come faceva a saperlo ieri che tu hai convocato per il 6? Allora stai dicendo un'altra bugia. Così come tutta una serie di ricostruzioni di fatti e cose che non hanno ragione di esistere, perché le relazioni industriali lui non le ha trattate, lui pensa di venire qua e fare il despota o fare come il marchese del Grillo, però deve sapere che a Civitavecchia non lo può fare, perlomeno fin quando queste organizzazioni sindacali in maniera intelligente stanno lavorando in termini unitari, e lo si vede anche dalle note che noi mandiamo, ma soprattutto il presidente dovrebbe spiegare a tutta la collettività come mai è riuscito ad inimicarsi tutti i dipendenti, inimicarsi nel senso buono, a far scontenti, ecco questo è il termine, a scontentare tutti i dipendenti dell'autorità portuale, nessuno escluso. Attic, abbiamo detto 3 giorni di sciopero, 13, 14 aprile e 21. Le faccio una domanda difficile: come va a finire questa vicenda, secondo voi? Sicuramente questa vicenda non credo che vada a finire un po' così. Scordiamoci quello che è successo, tutto il mondo in pace. Io credo che questo sia il momento in cui bisogna arrivare alla verità, che Musolino scopra le sue carte e soprattutto che chieda scusa ai lavoratori dell'autorità portuale per come sono stati trattati. Deve chiedere scusa, e deve chiedere scusa anche alle organizzazioni sindacali, perché non siamo i zimbelli di nessuno e non siamo manovrati da nessuno. Viva Dio, ragioniamo ancora con la nostra testa. Allora, detto questo, gli scioperi permangono, perché se lui pensa che ritorna da Miami e con 2 frittelle ritira lo sciopero, ci fa ritirare lo sciopero. Per quello che riguarda l'UGL, noi lo sciopero non lo ritiriamo, poi ci sarà un solo lavoratore che farà sciopero, non importa, ma si va fino alla fine e fino allo scontro. Nonostante la convocazione che c'è stata. E la convocazione che è arrivata oggi, è abbastanza tardiva. Che cosa vuole fare lui? Se chiede pubblicamente scusa a tutti i lavoratori per quello che ha detto, e soprattutto anche alle organizzazioni sindacali, può essere pure che possiamo ritirare lo sciopero, ma io non credo che succederà una cosa di questo genere, così come non credo che Musolino sia tanto delicato da riavvolgere il nastro e dire scusate, ho sbagliato. Non penso che lui faccia una cosa di questo genere. Fermo restando che la violazione della privacy ci sta, e fermo restando che non escludiamo che come organizzazioni sindacali ci rivolgiamo anche agli organismi superiori. E con questa appunto visione futura da parte della segretaria confederale di UGL Fabiana Attic, chiudiamo questa prima parte della nostra trasmissione che abbiamo dedicato a questo evento storico, l'abbiamo detto Attic in apertura, che riguarda i dipendenti dell'autorità portuale, perché a memoria nessuno ricorda lo sciopero appunto dei dipendenti di Molo Vespucci. Grazie Fabiana Attic. Prego, arrivederci. E grazie anche a chi ci ha seguito, torniamo tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte della nostra trasmissione intervista a domicilio. Ancora una volta siamo negli studi di TRC, ma siamo in collegamento questa volta con il responsabile regionale porti della FILT CGL, Alessandro Borgioni. Buongiorno Borgioni. Buongiorno a te e a tutti i non so come si chiamano ancora telespettatori, perché i telespettatori, andiamo in onda sia su Facebook in diretta ma anche sul canale 99 del Digitale Terrestre su Telecivitavecchia.
Borgioni, commentavamo a microfoni spenti di questo sciopero che, di 3 giorni che è stato annunciato da parte delle sigle sindacali, che riguarda i dipendenti dell'autorità portuale. L'abbiamo commentato anche con la segretaria dell'UGL Fabiana Attig. Sicuramente è un fatto che fa decisamente rumore, perché non è mai avvenuto. Beh sì, non è mai avvenuto, fortunatamente non è mai avvenuto. Noi non abbiamo piacere a dichiarare iniziative di sciopero. Se siamo arrivati a questo punto è perché abbiamo ritenuto che la misura fosse colma e che bisognava un attimo provare a riequilibrare i rapporti e soprattutto a consolidare alcune soluzioni e a cercarne altre che fossero chiare e, diciamo, durature nel tempo, perché insomma questioni pratiche Borgioni, che riguardano ovviamente i sindacati, no? Le trattative da parte dei sindacati, ma anche un atteggiamento che avete criticato nel comunicato stampa unitario che avete mandato da parte del presidente dell'autorità portuale Musolino. Sì, allora proviamo a fare un po' di chiarezza rispetto a, perché ovviamente chi ci ascolta e soprattutto chi legge le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali spesso non conosce i fatti che vi sono dietro. Allora, la storia. Noi abbiamo due argomenti che su cui abbiamo costruito e abbiamo fatto la dichiarazione di sciopero. Innanzitutto, a dicembre del 2022 abbiamo sottoscritto un accordo di secondo livello con l'autorità portuale che porta nelle tasche dei lavoratori dei soldi su cui costruire, insomma, dignitosamente la propria vita, e che non sono gli ad personam di cui spesso si è parlato, perché nell'autorità portuale poi non tutti percepiscono gli ad personam, per cui ci sono una serie di lavoratori che riescono ad avere uno stipendio dignitoso sulla base del contratto di secondo livello. Noi abbiamo sottoscritto questo contratto il 16 di dicembre, dopodiché i primi di febbraio ci è stato detto, a seguito di alcune osservazioni da parte del Ministero, che quel contratto non era più valido così come lo avevamo sottoscritto. Noi abbiamo ritenuto che ci fosse la possibilità di dare chiarimenti sufficienti al Ministero e di mantenere inalterato quello che era scritto sul contratto di secondo livello. E da lì nasce la motivazione principale della dichiarazione del sciopero. Noi sostanzialmente la prima motivazione dello sciopero è proprio questa, cioè rivendicate quell'accordo che avevate fatto, no? Noi stiamo difendendo il nostro accordo, che tra l'altro è stato fatto non forzando l'autorità portuale, ma è l'autorità portuale che a noi aveva dato delle linee guida a cui noi ci siamo attenuti, per alcuni aspetti anche ob torto collo, però abbiamo fatto in modo e maniera che insomma l'accordo fosse comunque un accordo dignitoso e che fosse anche duraturo nel tempo. Dopodiché ci siamo trovati che qualcuno voleva cambiare le regole, e questo non possiamo consentirlo. Secondo aspetto rispetto a tutta questa situazione sono le relazioni. Cioè, le relazioni sindacali con l'ente sono costruite sulla base a nostro avviso, della mancanza di rispetto di tutte quelle che sono le informative e la consegna dei documenti. Insomma, ci sono tutta una serie di procedure che si debbono rispettare nelle relazioni sindacali, che debbono essere chiare, tra l'altro, perché noi territoriali non siamo mai stati ricevuti dal presidente, che fino ad oggi ha incontrato solamente le RSA con incontri convocati nell'arco di 20 minuti, mezz'ora, e secondo noi questo non è ammissibile. A questo ci aggiungiamo anche come valutazione finale
il fatto che sabato sono stati pubblicati dei dati sensibili che non dovevano essere pubblicati. La violazione della privacy di cui ha parlato anche Attic. Sì, è una chiara ed evidente violazione della privacy, per cui sommando tutte queste cose siamo arrivati a fare quello che, non, cioè, che nessun sindacalista vorrebbe mai fare. E tra l'altro ricevendo delle risposte francamente un po' che ci lasciano molto perplessi, a partire da una comunicazione che era stata fatta dicendo che noi, che non si capiva per quale motivo dichiaravamo lo sciopero quando avevamo già una convocazione fissata per il, per il 6 di aprile. Che non c'era in realtà fino a quel momento. Sì, no, ieri la convocazione è arrivata oggi alle 13:21, ci è arrivata la mail. Quindi insomma mi sembra volersi arrampicare sugli specchi di fronte alla nostra volontà di trovare le soluzioni. Cioè noi abbiamo proclamato uno sciopero dove il primo giorno è il 13 o il 14, i primi due giorni sono 13 e 14, 13 e 14 e poi 21. Di aprile, però il nostro, la nostra volontà è quella di riuscire a trovare la soluzione dei problemi. Cioè non è che noi scioperiamo perché ci sta antipatico qualcuno, noi scioperiamo perché dobbiamo difendere un diritto che ci siamo garantiti e che ci siamo conquistati. Questo diritto è il contratto di secondo livello che abbiamo sottoscritto. Poi dopo ho sentito e ho letto tante cose in questi ultimi, in queste ultime ore, tra cui anche il fatto riorganizzazione. Ma la riorganizzazione nessuno mette in discussione che l'autorità portuale debba farla e possa farla. È nelle sue competenze, nelle sue prerogative. Però ci sono delle regole che vanno rispettate e noi chiediamo che queste regole siano rispettate. Poi dopo, come loro la vogliono fare, è un problema loro, se ne assumono le responsabilità. Ma quantomeno quelle che sono le priorità, le informative e la consegna dei documenti che la norma, che il contratto ci consente, noi lo chiediamo e vogliamo che siano rispettate. E non la pubblicazione di atti che invece non servono a niente rispetto alle procedure in corso, alla riorganizzazione in corso. Noi non ce l'abbiamo con nessuno e rispettiamo tutti. E siamo convinti che dall'altra parte abbiamo di fronte dirigenti competenti. E vorremmo cercare semplicemente di trovare le soluzioni insieme. E siamo qui per questo. È entrato già nel dettaglio del secondo comunicato, quello relativo appunto alla mail che il presidente Musolino avrebbe mandato ai dipendenti dell'autorità portuale, no? Nelle quali provava a spiegare le sue ragioni, potremmo dire così, no? Con il fatto di aver convocato le organizzazioni sindacali. Lei ci ha detto però che questa convocazione in realtà fino a quel momento non era ancora arrivata, e anche altre motivazioni che non vi hanno convinto e che vi hanno forse fatto arrabbiare anche di più, Borgioni. Beh sì, si è data una versione di fatti, di incontri avvenuti con la RSA, ed è per questo che noi abbiamo sempre richiesto di fare un tavolo unico alla presenza dei territoriali dell'RSA, perché è così che si tengono le relazioni sindacali, proprio perché si evitassero fraintendimenti, diciamo così. Per cui a fronte di dichiarazioni e di impegni da parte dell'RSA che, a quanto ci consta sapere, non sono stati mai prese, insomma. Quindi il tavolo ufficiale è quello che ha discusso sempre il contratto di secondo livello, composto da territoriali ed RSA. Ed è quello che ha gestito sempre il percorso di quella contrattazione, che è durata diversi mesi. Quindi non è che si può a un certo punto stabilire, perché ci si è svegliati così la mattina, che uno va da una parte e uno va da un'altra. Cioè le relazioni hanno delle regole. Non stiamo chiedendo niente di strano. Noi lo sciopero lo abbiamo dichiarato perché vogliamo difendere quello che ci siamo conquistati, quello che abbiamo sottoscritto insieme, seguendo le indicazioni che ci ha dato la stessa autorità portuale. Sì, perché sono le linee guida.
Le linee guida sono quelle che ci hanno portato a fare l'accordo. Borgetti, lo confermate lo sciopero anche con appunto la convocazione che c'è stata da parte dell'autorità di sistema portuale, da Musolino che sta parlando dalla distanza perché in questo momento è a Miami, al C-Trade? Questa è una valutazione che dovremmo fare, ma noi non... Anche che ha detto di sì, lo conferma, perché ha detto sì, che anche le scuse del presidente ci vorrebbero. Ma è una valutazione che dobbiamo fare per un semplice fatto, perché comunque l'incontro è fissato per il 6 e lo sciopero è per il 13. Se ci saranno le condizioni per sospenderlo, noi saremo pronti a farlo, anzi saremo contenti di ritirarlo, a dir la verità, lo sciopero piuttosto che lasciarlo. Quindi ci auguriamo che il 6 si possano trovare delle soluzioni. Si possono trovare le soluzioni. Le soluzioni sono sempre frutto di una, diciamo, di una contrattazione, di un trovare i giusti compromessi tra le parti. Noi siamo pronti, noi l'abbiamo sempre dichiarato, cioè per arrivare ad essere convocati il 6 abbiamo dovuto fare due richieste come organizzazioni sindacali, uno sciopero e le polemiche di questi giorni. So, io non lo so, non mi era mai capitato, devo essere sincero, anche con presidenti con cui non avevamo avuto rapporti buoni precedentemente, però le relazioni sono queste, bisogna avere rispetto dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali che le rappresentano e anche di quei lavoratori che non hanno organizzazioni sindacali a tutela, ma comunque anche loro hanno diritto ad essere, insomma, rappresentati, tutelati in qualche modo. Borgioni, le faccio in chiusura una domanda difficile che ho fatto, sì, anche alla sua collega Fabiana Attig: come finirà questa vicenda? Ha già parzialmente risposto, no? Il primo appuntamento è quello della convocazione del 6, da lì insomma si potranno fare previsioni più diciamo accurate, se vogliamo, però secondo lei io posso rispondere alla soluzione. Io posso rispondere dicendo quello che auspico. Secondo me ci sono le condizioni per trovare le giuste soluzioni. Probabilmente partendo dal lasciare a casa un pezzettino d'orgoglio da parte di tutti quanti, insomma, perché se abbiamo come interesse il raggiungimento della giusta soluzione e del giusto compromesso e del giusto accomodamento per i lavoratori, perché poi spesso ci si dimentica che dietro alle azioni e alle lotte che si portano avanti c'è la dignità dei lavoratori. Quindi i veri protagonisti sono loro, poi alla fine. Certo, quindi noi siamo pronti, ce la metteremo tutta come abbiamo sempre fatto fino ad oggi nel porto. Nonostante qualche fibrillazione ogni tanto, le soluzioni le abbiamo sempre trovate, anche nelle soluzioni più difficili, nelle situazioni più difficili. Quindi non credo che questa volta, io sono parzialmente positivo nel fatto di trovare un accordo, essendo comunque consapevoli che qualche passetto in avanti bisogna farlo. E con questa vena di ottimismo, possiamo dire così, chiudiamo questo nostro spazio. Ringrazio tantissimo il responsabile regionale dei porti della FILT CGIL, Alessandro Borgioni, grazie mille. Grazie a te, Antonio, a presto. E grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito, insieme a Borgioni e a Fabiana Attig. Per quanto riguarda la UGL, abbiamo cercato di sviscerare questo argomento di cui soprattutto negli ultimi giorni si sente davvero molto parlare, e che appunto interessa anche tanti cittadini che si chiedono, insomma, quello che c'è dietro questo famoso sciopero di 3 giorni previsto per il 13, il 14 aprile e per l'intera giornata del 21 di aprile da parte dei dipendenti dell'autorità di sistema portuale. Abbiamo cercato di spiegarlo, speriamo di essere stati chiari grazie all'aiuto di Borgioni e Attig. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento come sempre con Intervista a Domicilio giovedì prossimo alle 11:30 sulla nostra pagina Facebook e anche sul canale 99 di Telecivitavecchia. Arrivederci.